Questa mattina nell'aula consiliare di Biancavilla si è svolto l'incontro La giustizia non è un'illusione, voluto dall'amministrazione comunale biancavillese per assegnare un riconoscimento pubblico agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Rapisardi della sede distaccata di Biancavilla, vincitori della Coppa della Legalità, il concorso ideato dall'Associazione Antiracket e Antiusura Libera Impresa, dall'Associazione Nazionale Magistrati di Catania e dalle forze del l'ordine. Dopo la proiezione del cortometraggio realizzato dai ragazzi e del servizio giornalistico della nostra emittente sulla partecipazione della scuola al concorso in questione, ci sono stati gli interventi da parte dei rappresentanti delle istituzioni, tutti incentrati sull'importanza della legalità. Quindi la consegna da parte del sindaco glorioso degli attestati ai ragazzi vincitori della Coppa della Legalità, esposta per l'occasione nell'aula consiliare. Il comune di Biancavilla ha inoltre deliberato un contributo di 500 euro alla scuola vincitrice, consegnato anche un attestato di riconoscimento al presidente di Libera Impresa, Rosario Cunzolo. All'incontro di oggi presenti, oltre ai ragazzi, anche il dirigente scolastico Egidio Pagano, i docenti, assessori e consiglieri comunali, rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Sindaco, un riconoscimento non solo alla scuola ma anche a Libera Impresa per l'attività importante di legalità che hanno fatto. Sì, è un riconoscimento che vogliamo dare a questa associazione per l'attività di contrasto al racket che hanno messo in campo. Io voglio ricordare che noi ci siamo costituiti in tre processi parte civile, dunque un'attività nei fatti, concreta, e dunque vogliamo dare un attestato che la comunità biancavillese riconosce a questa associazione. E poi oggi ne approfittiamo per premiare questa scuola che ha vinto il premio legalità, e dunque la comunità biancavillese tutta vuole dare un premio che è un contributo, un piccolo contributo, no? Che può essere speso per qualche materiale didattico, materiale informatico, quello che loro riterranno opportuno, oltre a un attestato singolo per ognuno di loro che appunto si è contraddistinto in questa attività. Preside, un riconoscimento da parte del Comune ai ragazzi che hanno vinto la Coppa della Legalità e anche un segno, insomma, questi 500 euro che vanno alla scuola. Mi fa piacere quello che ha detto lei, un segno di riconoscimento per i ragazzi, perché questo è veramente frutto dei ragazzi, cioè sono i ragazzi che hanno elaborato questo filmato, lo hanno pensato, realizzato, quindi liberamente, e quindi mi fa piacere che abbiano vinto. A maggior ragione mi fa piacere che l'amministrazione comunale del paese in cui i ragazzi vivono, il paese in cui i ragazzi spendono una buona parte della loro giornata, riconosca questo contributo alla crescita della collettività, perché non c'è dubbio che i ragazzi, per averlo fatto, hanno anche immagazzinato, acquisito alcuni comportamenti, alcuni principi, per cui mi fa piacere che l'amministrazione lo riconosca e dia questo riconoscimento ai ragazzi. Il premio che l'amministrazione ha voluto riservare ai ragazzi, ovviamente noi lo faremo ricadere sui ragazzi. Loro hanno lavorato, quindi in qualche modo adesso poi col Consiglio d'Istituto decideremo che tipo di intervento, ma sicuramente ricadrà tutto sui ragazzi. Sono lusingato e commosso in effetti di questo attestato, di questo riconoscimento, anche perché Libera Impresa non fa altro che il suo lavoro, quindi la sua missione è quella della legalità, la missione è quella di pulire il territorio da tutti gli sciacalli, li chiamo io, li ho sempre chiamati così, che impediscono la produttività del nostro territorio. In rappresentanza dei ragazzi sentiamo Anna Paternò. Cosa rappresenta per voi questo momento? Per noi ragazzi dell'Istituto Tecnico Tecnologico Mori Rapisardi di Biancavilla oggi è un onore ricevere un ulteriore riconoscimento da parte delle autorità cittadine e inerente al concorso Coppa della Legalità da noi recentemente vinto. E la tematica a noi molto vicina, e grazie alla collaborazione con i docenti Elio Bianca, Santa Maugeri e Melania Gangemi siamo riusciti a produrre un cortometraggio per sensibilizzare i giovani, e con l'aiuto delle istituzioni sull'esempio di Falcone e Borsellino vogliamo oggi dare il nostro contributo per sanare quelle pieghe sociali che affliggono purtroppo la nostra società, dall'estorsione all'usura allo spaccio.